Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Mondo Futsal Sud Pontino, il programma dedicato al calcio a 5 del Basso Lazio, dalla Serie B fino alla D femminile. Parliamo di Serie B, il Fondi Calcio 5 non riesce, come si sperava, incamerare la prima vittoria di questa stagione 2013-2014, quindi niente da fare, sconfitta casalinga d'opera del Futsal Ossi, formazione appunto di pari livello, anche se la vittoria è stata rotonda, 7-5, ma c'è stata un, diciamo così, a livello tecnico, una fase iniziale di appannamento da parte della formazione fondana che non è riuscita ad esprimere il gioco che normalmente riesce a fare i primi minuti, e quindi è andata in vantaggio la formazione ospite. C'è stata poi la doppia espulsione, la prima espulsione al giocatore Simone Orlei, e questa ha comunque condizionato il match da parte del Fondi Calcio 5, ha avvantaggiato giustamente la squadra ospite che si è portata nel primo tempo in vantaggio di 4-1. Gol per i fondani ad opera di Frainetti, questo nel primo tempo. Poi via via la partita è sembrata che si potesse sbloccare per la squadra di casa, ma invece la formazione ospite ha allungato ancora di più con altri due gol, si è portato su 6-1 già dopo un quarto d'ora nel secondo tempo. Ha accorciato le distanze ancora Di Martino, Triolo, e poi c'è stata ancora un'altra espulsione dell'arbitro d'opera di Pannozzi. Quindi partita sicuramente che si prospettava in modo diverso, invece è andata male, è andata storta, quindi un'altra sconfitta casalinga. Ma è chiaro che abbiamo già detto in altre occasioni, un campionato anomalo, nel momento in cui la formazione della Real Torgianese è stata retrocessa di diritto, essendo rinunciataria, sicuramente insomma, il campionato è stato un tantino falsato, anche perché adesso la questione riguarda solo le formazioni appunto, che devono puntare alla vittoria del campionato, quindi zona playoff e vittoria, mentre per la retrocessione era solo una la retrocessione diretta, e quindi diciamo che già da qualche settimana è chiuso il discorso del campionato per quello che interessava al Fondi Calcio 5. La classifica, ripeto, riportiamo il Nova Cali Sport in Futsal Isola con 48 punti primi in classifica, 46 Prato Rinaldo e l'Acquedotto 42, queste sono le migliori quattro squadre, nello stacco, poi c'è uno stacco di 5 punti con lo Sporting Lodigiani e via via le altre formazioni. Virtus Fondi Calcio a 5 a 6 punti, penultimo in classifica, la Real Torgianese già retrocessa in 0 punti, quindi ma già è scesa in C1. Per quello che riguarda il prossimo turno, chiusura del campionato, si andrà fuori casa contro l'Elmas 01. Sabato prossimo 5 aprile si andrà a chiudere questo campionato che sicuramente insomma, è stato interessante per il Fondi Calcio a 5, per la partecipazione al campionato nazionale, ma meno forse interessante per il fatto che non si è riusciti, a parte qualche partita in trasferta, la partita in trasferta che si è riusciti a portare qualche punto a casa, ma in casa non si è riusciti a esprimere il gioco, ma perlomeno a fare risultati che forse la squadra di Paolo Di Simoni meritava. Quindi questo è il quadro per la Serie B, appuntamento alla prossima per la chiusura di questo campionato. Spazio adesso al campionato di C1, anche in questo caso ci si aspettava una partita difficile da parte del Ginnastic Sturefondi che andava fuori casa contro il Lazio Calcetto. A livello di classifica Lazio Calcetto è formazione sicuramente alla portata del Fondi, del Ginnastica, anche, no, anzi non alla portata, sicuramente squadra di spessore, quindi significa che la Ginnastica sui Fondi ha giocato una gran partita, è stata sconfitta per 3-2, i gol per la squadra fondana di Angeletti e De Falco, quindi è rimasta in partita per molto tempo, ma chiaramente Lazio Calcetto ha bisogno di questa vittoria per mantenere ancora la zona playoff. Ricordiamo che questo girone di C1, la lotta per retrocedere è fatta di 4 play-out, 3 dirette, quindi le ultime 3 vanno direttamente in C2 e altre 4 giocheranno appunto per mantenere la categoria.
il quadro della classifica, questo è appunto il quadro dei risultati: Casal Torraccia Albano 3-5, Atletico Ferentino Ardenza Ciampino si giocherà il prossimo 10 aprile, Fuzza La Palestrina Capitolina 2-5, Mirafin Circolo Tennis Euro 4-5. Appunto Lazio Calcetto Ginnastica 3-2, Isimer di Porsche contro Lidia Ostia 3-13, Civitavecchia Olympus 3-5 e Atletico Civitavecchia contro Pomezia Laurentum 3-2 la classifica. Vediamo che Circolo Tennis comanda con 64 punti, seguito da Olympus 60, Lazio Calcetto 55. Ginnastica Studiofonti si trova a 32 insieme a Atletico Civitavecchia, più giù ci sono Albano a 30 punti, Atletico Ferentino 27, Civitavecchia 25, a Pomezia Laurentum 12 e Isimer di Porsche con 6 punti. Ovviamente le dirette, le squadre retrocesse ci sono già, bisogna solo capire a livello di play-out cosa riuscirà a fare Ginnastica, se riuscirà a uscire fuori da questa zona. Mi sembra difficile, però sicuramente ci dovrebbe provare. Quindi Pomezia Laurentum e Isimer di Porsche sono già scesi in C2, e quindi giustamente bisogna capire quali saranno le quattro che faranno i play-out. La Ginnastica Studiofonti, se riuscisse ad fare un doppio colpo di risultati, sarebbe sicuramente prospettabile una salvezza diretta, ma è chiaro che è difficile. Infatti sabato prossimo giocherà in casa contro l'Atletico Civitavecchia, diretta concorrente, quindi dovrebbe riuscire a battere questa squadra per allungare la striscia a livello di classifica e vedere se poi le altre formazioni faranno peggio di lei. Poi c'è Civitavecchia, Casal Torraccia, Olympus, Circolo Tennis, Ardenza Ciampino, Isimer di Porsche, Lido Ostia, Fuzza Palestrina, Capitolina Lazio Calcetto, Pomezia Laurentum, Mirafin e Albano Atletico Ferentino. Ricordiamo che la prossima è la 28ª giornata, quindi ne mancano poi altre due per chiudere la regular season di questo campionato. Quindi speriamo, insomma, in un lungo da parte di Ginnastica. È difficile, ma bisogna comunque provarci. Spazio al campionato di C2, girone C. Qui la cosa interessante non è tanto il fatto che il Minturno ha battuto il Real Castelfontana per 5-4 lì in casa dei Castellani. Quindi, discorso campionato penso che sia chiuso. A parte qualche flessione che ci possa essere, ma adesso il distacco è diventato di 5 punti fra Minturno e Racassè Fontana. Non mi sembra che possa diventare una cosa così complicata vincere queste ultime 3 gare il campionato, ma è normale che comunque bisogna essere sempre pronti a eventuali problemi che ci possono essere. Andrea Cardillo sta gestendo bene questa squadra, ma è chiaro che stiamo parlando di una formazione che durante la fase del campionato, dall'inizio fino adesso, è stata reintegrata con giocatori di grosso spessore, quindi bisogna anche verificare se l'anno prossimo questi giocatori resteranno a Minturno. Ma sulla carta, adesso, sul campionato, adesso si è vista la vittoria del 5-4 del Minturno contro Real Castelfontana a casa propria, quindi chiuso il discorso appunto del campionato. Il Terracina ha battuto il Pontina Futsal 3-1, era prospettabile questa vittoria anche perché era prevista. E bella la reazione del Città di Minturno Marine, che adesso mi sembra che è tornato in palla dopo qualche problema, perlomeno 4-5 giornate che sembrava non esistere più questa squadra. Quindi probabilmente il recupero di qualche giocatore importante ha portato la squadra del Minturno a prendere già un punto sabato scorso e questa vittoria in casa contro l'Atletico Anzio Lavinio. Quaterna per Vincenzo Zotto, il giocatore sicuramente affidabile, doppietta di Antonio Conte, poi settimo gol, scusate, di Simone Fiocco. Quindi bella prestazione, bella vittoria. La classifica adesso vede il Minturno giustamente con 62 punti, primo in classifica dopo 23 giornate. Qui ne mancano altre 3 di giornate. Poi c'è Real Castelfontana 57, Anni Nuovi Ciampino 51, Igos Lapide 43, via via tutte le altre. Poi c'è il Terracina 29, sembra essere fuori dalla zona pericolosa. Velletri 28, insieme a Atletico Anzio Lavinio. Connect Sesse 27, Città di Minturno Marina 26, che si è comunque rialzata. Vigor Cisterna 25, Città di Cisterna 24, Città di Latina 21, infine Pontina Futsal, che credo sia già
retrocessa con 8 punti. Come detto, 36 gol per Vincenzo Zotto della città di Minturno e poi c'è Enrico Di Stasio, 21, quindi abbiamo sicuramente una presenza corposa di giocatori del Sud Pontino per quello che riguarda Minturno, città di Minturno. Da ricordare questo campionato di C2, le retrocessioni sono due dirette e quattro vanno ai play-out, quindi bisogna ancora capire quali saranno le formazioni appunto, che potranno salvarsi direttamente. L'unica cosa certa forse è la retrocessione del Pontina Futsal, che comunque ha 8 punti, crediamo che non possa riuscire a recuperare questo gap che c'ha rispetto alle altre formazioni. Prossimo turno completo, vediamo un attimo, Minturno giocherà contro Terracini, quindi c'è il derby del campionato di C2, poi Città di Minturno andrà fuori casa contro il Connect Sezze, sicuramente partita non facilissima, ma sembra essere in salute il Minturno, quindi potrebbe essere che la squadra di Giampiero De Clemente riuscirà a fare anche questo risultato importante che potrebbe garantirgli forse la zona play-out, ma chiaramente mancano 3 giornate e quindi più risultati si fanno, più diventa importante la classifica. Gli altri incontri: CCP 1987 Anni Nuovi Ciampino, Città di Latina Atletico Anzio Lavino, Connect Sezze, ripeto, Città di Minturno, Pontina Futsal Eagles Aprilia, Villetri Real Castelfontana, Minturno Terracina e infine Città di Cisterna Vigo Cisterna. È tutto per la C2, appuntamento a fra poco. Spazio adesso alla C femminile, giornata negativa per la Visfondi di mister Ciro Iorio, una sconfitta pesante in casa, cattiva concentrazione a detta del tecnico Iorio, cattiva concentrazione e poi mettiamoci anche un po' la prima calura che sta arrivando, quindi forse la squadra ha preso sotto gamba la partita è stata battuta pesantemente dal Lazio Calcetto. L'unica rete per il locale è l'opera di Testa, Claudio Testa, che sicuramente sta dicendo la sua in questo campionato a livello di giocatrice finalizzatrice. Batti, ne ha fatti 30 di gol e quindi è sempre stabile al secondo posto in classifica insieme adesso a Valentina Alleva. Per la classifica vediamo che la Virtus Ciampino 63 punti. Coppa d'Oro 59, Football Club 58 e a 10 punti c'è il Briciolo con 48. Visfondi si trova a 36 punti, l'ultimo della classe qui è il Montefiascone con 7 punti, quindi dobbiamo solo aspettare anche in questo caso alcune giornate per capire quale sarà il destino della Visfondi. Prossimo turno, infatti, fuori casa contro la Real Balduina, è la 27ª giornata, ne mancano anche in questo caso 3 per chiudere la regular season e verificare se ci saranno le condizioni per poter mantenere la categoria. Il tecnico sembra alquanto fiducioso. Probabilmente sabato prossimo una partita più stimolante, la squadra deve reagire a questa sconfitta e quindi potrebbe essere che giochi un pochino meglio. Quindi anche in questo caso appuntamento alla prossima settimana. Spazio adesso al campionato di Serie D, giustamente io vi menziono anche le gare di nostro interesse per quello che riguarda il girone A della Serie D maschile. La Real Terracina si fa bloccare in casa dall'Atletico Rocca Massima per 4-4, sembrava una partita che la squadra del mister Vicari potesse far sua per poter allungare a livello di classifica, visto che comunque da quando è arrivato Vicari la squadra sta andando molto bene, quindi sicuramente insomma era prospettabile, invece niente da fare. 4-4, l'Antonio Paluzzi batte con un pirotecnico 9-8 il Virtus Terracina, quindi anche in questo caso le difese hanno fatto acqua da tutte le parti, ma chiaramente due partite fra due squadre che sicuramente hanno progetti diversi, quindi forse più per l'Antonio Paluzzi aver subito 9 reti da parte della Virtus Terracina. La classifica vede comandare Real Podgora Sporting Giovanili Sursi con 53 punti, Real Terracina 44 e Virtus Terracina 12 punti, e l'ultimo della classe in questo caso è la Virtus Latina Scala con un punto.
Prossimo turno, Virtus Terracina gioca in casa contro il Parrocchio di San Giuseppe, mentre la formazione del Real Terracina sarà fuori casa contro il Latina Scalo Simili. Immagino che possa essere una partita sicuramente alla portata. Per il girone B, molto più interessante qui il discorso legato al fatto che questa giornata è stata di preparazione alla prossima giornata, che vedrà il big match fra l'Atletico Gaeta, che giocherà in casa dell'Oldenange Fondi 97, e quindi da quella partita si potrà vedere chi delle due potrà lottare fino alla fine per il campionato, perché anche in questo caso mancano ancora 4 giornate e tutto ancora può succedere, parlando giustamente della vittoria del campionato. Questo è il quadro completo: Atletico Gaeta batte 8-1 il Formia 905 Calcio. In questa partita abbiamo l'intervista a Francesco Grasso, Giampiero Parente per il Formia e Marco Iannotta sempre per l'Atletico Gaeta. Siamo qui con il portiere appunto dell'Atletico Gaeta, Francesco Grasso. Allora, tranquilla la vittoria, forse oggi eravate un po' molli, ma è normale che comunque avendo una squadra che si sapeva già che potevate vincere, quindi forse una partita un po' sottotono rispetto ad altri match che comunque c'era da vincerla in tutti i costi, quindi sicuramente questo è il motivo. Sicuramente una partita facile sulla carta, basta guardare la classifica. Ci sono stati problemi perché siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento dall'inizio. Questa è una partita che devi, questi tipi di partite devi solo sbloccare, poi si mette tutto in discesa. L'abbiamo fatto e quindi è finito tutto liscio. Dopo Francesco Grasso per l'Atletico abbiamo il tecnico del Formia 905. Sicuramente non era questa la partita per voi per fare punti, ma quest'anno parlando poi con il presidente Gardillo mi sembra che comunque è un'annata così che serve per preparare il prossimo anno, no? Allora, tutto buonasera a chi ci ascolta. Beh, la partita di oggi è una partita proibitiva, era praticamente impossibile fare risultato contro un avversario forte e attrezzato come il Gaeta. Siamo venuti con l'intento di disputare una prestazione comunque dignitosa, di fare del nostro meglio, di dimostrare di aver compiuto dei progressi rispetto al girone di andata. E penso che abbiamo, nonostante il risultato sia sfavorevole, nettamente sfavorevole, penso che comunque siamo riusciti a fare una figura dignitosa in un contesto molto difficile come quello odierno. Quello che dice il Presidente è assolutamente esatto, questa è un'annata per noi di transizione, abbiamo intrapreso un percorso che speriamo possa dare frutti negli anni a seguire. Tuttavia quest'anno il bilancio non è del tutto negativo, abbiamo comunque racimolato 10 punti, considerando le difficoltà con cui siamo partiti e l'età media molto bassa, penso che comunque sia un buon risultato. Abbiamo una squadra dietro di noi, il Ventotene, comunque abbiamo disputato molte volte partite positive, abbiamo tenuto testa ad avversari di esperienza. Il bilancio di quest'anno è relativamente positivo, certo nei prossimi anni la squadra dovrà crescere, dovrà essere più competitiva, dovrà migliorare certi meccanismi. Una partita contro una squadra che comunque in prospettiva futuro, Formia, mi sembra una buona squadra, però chiaramente l'Atletico è superiore, è stato superiore oggi. Vabbè, sicuramente nei singoli l'Atletico ha qualcosa in più, giocatori di categoria e chiaramente loro il Formia li abbiamo rispettati, sono una squadra giovane che può crescere tanto, hanno un bel progetto, quindi insomma è andata così la partita, il risultato netto che ci prepara alla prossima gara che sarà per noi chiaramente fondamentale, credo la più importante del campionato. Volevo anche dire che questa vittoria comunque la dedichiamo al nostro compagno di squadra Dario Tramontano che si è purtroppo infortunato,
ha avuto un brutto strappo e quindi non sarà più dei nostri fino alla fine della stagione. Insomma, un in bocca al lupo a lui e la vittoria è per lui. Poi ancora la Vis Fondi batte di misura l'Olympus Sporting Club per 2-1 e la formazione del Maranola viene battuta fuori casa dalla Ventotene per 7-5, ma in questo caso la squadra di Peppe Di Giusti si è presentata con 4 giocatori contati, quindi giustamente ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo partita. L'Old Ranch batte per 3-1 l'Atletico Sperlonga, ma il primo tempo è terminato per 1-1, quindi grosse difficoltà per la formazione del presidente Giovannoni di vincere a Sperlonga, ma chiaramente ci è riuscito e quindi pronta per questo big match contro l'Atletico Gaeta. Poi ancora Tremensuoli perde in casa con San Giovanni Spigni per 7-5, San Giovanni Spigni la squadra del momento, sembra andare tutto per il verso giusto e quindi giustamente ne approfitta. DLF Formia pareggia in casa con lo Sporting Terracini, infine partita senza senso, senza punteggio, quello fra Palavagnoli e Virtus Fondi, terminata per 7-8, quindi vittoria della Virtus Fondi, ma conta poco questa partita, quindi sicuramente insomma questa cosa della squadra che non garantisce punti dovrebbe essere, credo, rivista in futuro. La classifica vede le tre formazioni prime in classifica, Old Ranch, Vis Fondi e Atletico Gaeta, tenendo conto che poi le altre due Vis Fondi e Old Ranch dovranno giocare appunto con la formazione della Virtus Fondi, quindi perderanno i punti che avranno, quindi sono tre squadre a pari punti. Poi c'è San Giovanni Spigno 34 insieme all'Olympus, Atletico Sperlonga 30 insieme a Virtus Fondi, insieme no, da sola, perché qui carica nella classifica Virtus Fondi, ma Virtus Fondi non deve essere calcolata. Atletico Marano la 27, Sporting Terracina 26 insieme a Palavagnoli, Tremensuoli 25, DLF Formia 14, infine Ventotene che adesso ha 3 punti in classifica dopo la prima vittoria che ha ottenuto contro l'Atletico Maranola. Prossimo turno, come detto poc'anzi, Old Ranch che gioca contro l'Atletico Gaeta nel big match che serve per garantire il primo posto. In caso di vittoria di una delle due, l'altra verrà al di sotto, ma chiaramente poi bisogna tener conto che la Vis Fondi gioca con il Formia, quindi la Vis Fondi, scusate, gioca col Palavagnoli e quindi potrebbe avere la sicurezza della vittoria, anche se con le dovute difficoltà del momento che sembra avere la squadra di mister Padula. San Giovanni Spigno gioca con il Ventotene, Sporting Terracina, Atletico Sperlonga, Atletico Maranola contro DLF Formia, Virtus Fondi Formia 105, Calcio e Olympus Minturno contro Tremensuoli. Ripeto, la Vis Fondi andrà fuori casa contro il Palavagnoli, sicuramente insomma il bottino pieno dovrebbe essere garantito. È chiaro che se l'Old Ranch e l'Atletico Gaeta dovessero pareggiare, avvantaggerebbero appunto la Vis Fondi, che sulla carta dovrebbe fare bottino pieno contro il Palavagnoli, ma conoscendo poi l'ambiente gaetano dell'Atletico, mi sembra che la volontà della squadra locale sia quella di far bottino pieno, quindi per come era partita la squadra biancorossa, adesso trovarsi primi in classifica sicuramente insomma è molto più carica rispetto alle altre due formazioni. Parliamo per chiudere del campionato di Serie D femminile. In questo caso l'Atletico Gaeta è la squadra del momento, anche perché comunque la formazione di San Giovanni Spigno con la ginnastica non si è giocata, la gara doveva essere giocata in settimana venerdì alle 21, invece sarà spostata al prossimo 13 aprile alle ore 20. L'Atletico Gaeta, dopo il pari di 7 giorni fa, vince in casa contro l'Atletico Cisterna, doppietta della giocatrice Trocchia e poi terzo gol di Sciaulo dell'anno, quindi sicuramente insomma un momento positivo per la formazione biancorossa. Vince anche il Formia 1905 Calcio 5-1 contro Cervaro, vittoria di Melania, quattro gol di Melania Stoto e quinta rete ad opera di Roberta Romano. Per quello che riguarda la classifica, abbiamo le tre formazioni
anche se il Form ancora deve recuperare un match di 2 settimane fa, quindi in questo caso sarà ritoccata la classifica. Ci sono comunque Lidi Calcio 2013, Torrice e Formia primi in classifica. Attualmente no, Lidi Calcio 5, Lidi Calcio e Torrice 57, Formia 54. Poi c'è appunto Atletico Gaeta 19 punti, San Giovanni Spigno 12 e infine chiude la classifica il Ginnastica Studio Fondi con 4 punti. E sicuramente insomma un campionato che sta dando qualche soddisfazione, più della parte del Form che comunque è attrezzata per fare il salto di categorie, e bisogna capire se l'anno prossimo farà questo campionato di C se dovesse vincerlo. Poi ancora il prossimo turno l'Atletico Gaeta andrà fuori casa contro il Priverno Lepini, il Form 105 Calcio ancora in casa, questa volta contro l'Iri Calcio 2013, quindi big match per il campionato di serie D femminile, anche perché nell'Iri Calcio 2013 c'è la giocatrice Giacinta Carnevale, ex sicuramente di lusso. Poi c'è Ginnastica Studio Fondi, Brocco Stella, quindi partite importanti. Anche in questo caso siamo alla 22ª giornata, ne mancano 4 per chiudere la stagione, quindi c'è tempo ancora per parlare di questi campionati provinciali. Mi sembra che anche questa settimana abbiamo terminato. Sicuramente è stato un programma ricco di argomenti, quindi spero sia stato di vostro gradimento. Appuntamento alla prossima settimana.